Per il risotto un grande carnaroli. Gli asparagi bianchi li abbiamo divisi in due parti. La parte superiore, le punte, le abbiamo tagliate a rondelle. Quindi questa è la parte tenera dell'asparago. Qui c'è anche un po' di prezzemolo che ci servirà per il fondo di cottura. Per il fondo di cottura, questi non sono asparagi, sono dei cipollotti novelli tagliati a rondelle e due fettine e mezzo di guanciale. Avrete anche bisogno di brodo. Ora il brodo io lo preparo con la parte dura degli asparagi e poi la parte verde, vedete, dei cipollotti. Verrà un brodetto meraviglioso. Delle punte di asparagi per guarnire dell'olio biologico cilentano, del pepe nero macinato fresco, del burro per mantecare il riso e poi dell'ottimo parmigiano reggiano sempre per mantecare il risotto. Prendete un recipiente, riempitelo circa a 3/4 di acqua e mettiamo dentro i gambi delle cipolle, la parte verde e poi i gambi dei nostri asparagi, la parte dura, che poi vi assicuro, una volta cotti sono morbidissime, saltate un po' con un pochino di burro, sono eccezionali. Ecco, direi che con questo possiamo iniziare a fare il brodo. Accendo e lascio andare. Poi il brodo ci vorrà almeno una mezz'oretta di cottura, eh? Nel brodo aggiungete anche i gambi di prezzemolo che per la cottura lunga vanno benissimo e danno un grande profumo. E non dimenticare di salare. Qua, sale grosso. Prepariamo il fondo di cottura, quindi un cucchiaio d'olio, un secondo cucchiaio d'olio. Bastano soltanto 3 cucchiai d'olio di quello bello, buono e aromatico. L'olio è caldo, ho aggiunto il guanciale e lo sto facendo diventare croccante. E ora aggiungo le cipolline. Le cipolline non devono bruciare assolutamente. Per cui vi consiglio di aggiungere un pochettino di brodo di asparagi, così non bruceranno di certo. Quando la cipolla è bradata, calate gli asparagi a rondelle e inizia qui la vera e propria cottura. Un po' di sale, non molto perché già il guanciale un po' di sale lo dà, una macinata di pepe a giro. Basta così. Il fondo di cottura deve essere sempre morbido, per cui di tanto in tanto prendete un po' di brodo di asparagi e versatela nel fondo di cottura. Gli asparagi si cuoceranno in circa 15-20 minuti. Allora, il fondo di cottura deve avere gli asparagi non proprio stracotti, per cui quasi a fine cottura, diciamo quando mancheranno quei 5 minuti, aggiungete il prezzemolo. Mescolate ben bene
dà una nota di freschezza il prosecco. In questo piatto, vi prego, lasciate perdere la panna, panna acida, latte e qualsiasi altra cosa di questo genere, perché la cremosità poi viene data dal riso e nella mantecatura al burro. Ecco, direi che il fondo di cottura è pronto. Una bella casseruola, un fondino di olio, sempre biologico, e dopodiché subito il riso. Sto utilizzando un po' la tecnica che utilizza Simone Ruggiati. Lui tosta il riso così, senza verdure, senza cipolla, senza niente. In questo modo cominciamo a dare una amalgama in modo che assorba la parte dell'olio. E tra poco incominceremo soltanto ad aggiungere brodo di asparagi. Ecco, sono passati quasi 2 minuti e ora incominciamo ad aggiungere il brodo bello pulito, profumatissimo, di asparagi. Aggiungete il brodo un po' alla volta, in modo tale da lasciare che il riso di tanto in tanto si liberi un po' del suo amido. Quando vedete che si asciuga, ancora brodo. E tra poco, diciamo fra 4 minuti, 5 minuti, aggiungeremo il fondo di cottura degli asparagi cotti a rondelle. È il momento di aggiungere il nostro fondo di cottura del risotto. Il riso è bello pulito, la cipolla così non si brucerà mai, e inizio a dare una bella mescolata. E continuate ad aggiungere brodo di asparagi fino a cottura degli asparagi e del riso, ovviamente. Allora, risotto molto cremoso, all'onda, come si dice, una bella noce di burro. Mi raccomando che il burro sia freddo da frigorifero, perché deve dare, come dice il buon Simone Ruggiati, lo shock termico. La fiamma rigorosamente spenta e diamo una mescolata molto molto rapida fino a quando il burro si è sciolto. 2-3 cucchiaini di parmigiano, giusto per gradire. Continuiamo a mantecare. Ecco qua, e quindi tra poco impiatteremo. Eccolo là. Impiattate così, sulla sommità proprio la punta d'asparago cruda, non cotta, che dà quel po' di amaro, e ancora un po' di grana a giro. E questo è il nostro risotto. Quindi buon appetito a tutti. Thank you.
E ora l'assaggio di mio cognato l'asburgico. Io ho due cognati, uno napoletano e uno asburgico. E allora adesso passiamo all'esame finale. Vai Giuseppe, va. Buono, molto delicato. Cognato, sentite anche un pochettino di fondino di guanciale, appena appena. Questo frutto di primavera è delizioso, è un frutto. E che so che bella risposta. Grazie Peppino. Alla vostra.